La Sicilia è una terra un po' particolare, ma è un po' come tutta l'Italia, che è un paese di comuni, siamo ancora fermi a 1.000 anni fa. Anche la Sicilia non è che si può dire che conosca o comunque subisca il fenomeno mafioso con la medesima intensità. Palermo è una cosa, Ragusa è un'altra. Ragusa, se vuoi, è un'isola felice, tant'è che i catanesi, che sono un po' più, la chiamano la provincia babba, cioè la provincia dove non succede mai nulla, quindi dove il fenomeno mafioso è un po' più marginale. Tieni conto che illustri sociologi si sono un po' combattuti su questa cosa, però tutti più o meno sono d'accordo nell'affermare che il fenomeno mafioso attecchisce dove il tessuto sociale è malsano. Dove il tessuto sociale è sano, la gente sta bene, il fenomeno mafioso è un po' meno invasivo. Io non credo, almeno non ricordo nella mia gioventù, di aver avuto a che fare con fenomeni mafiosi invasivi o comunque fortemente destabilizzanti. Sì, c'era il mafiosetto di paese, quello con quattro anelli al dito, insomma, se vuoi, rispettoso dell'iconografia classica, insomma, del mafioso. O Uzu, come si chiama, cioè, lo zio a cui ci si rivolgeva in caso di aggiustare qualche torto, che insomma la giustizia non poteva, insomma, sono più fenomeni folcloristici che altro. Viceversa a Palermo il discorso è completamente diverso, ma anche se ti sposti da Ragusa a Vittoria, che sono 18 km, c'era una stratificazione un po' più densa. Una delle cosche che fu sgominata negli anni 90 fu proprio la cosca carbonara dominante, che a Vittoria Siracusa aveva comunque creato un tessuto mafioso particolarmente forte, agganciato a quello dei catanesi. Io mi ricordo quando in televisione passò la notizia della strage di Capaci. Eravamo in due nella cucina di casa, abitavamo a Piazza Istria. Questo ragazzo che abitava con me si chiamava Lorenzo, il padre era un generale dei carabinieri, che credo avesse conosciuto Falcone o comunque servito, insomma, all'epoca, e ci siamo messi a piangere tutti e due, ma a piangere come i bambini, perché c'era, ancora oggi mi emoziono quando ci penso. Perché poi ci fu quella, non mi ricordo se era una specie di ballata, qui finisce il sogno dei palermitani onesti, no? È vero, è stato un sacrificio, poi ne sono seguiti altri, penso a Borsellino, ma le stragi dei Georgofili, eccetera, quello sì che è stato terrorismo mafioso, terrorismo vero, pesante. E certamente l'atmosfera che si vedeva era un'atmosfera forte. Poi tu vedi nel 92 come gente che si batteva il petto e partecipava ai funerali di Stato è stata comunque poi acciuffata per i capelli, sai, comincia a nascere un sentimento, non dico nelle vecchie generazioni, ma nelle nuove generazioni, quindi forse ha contribuito anche Tangentopoli, se vuoi, lo sdegno sociale che c'è stato, che magari è durato poco, lascia perdere, però nelle nuove generazioni quello che tu insegni, quello che tu hai subito e che insegni, piano piano comincia a germogliare. Io oggi credo che la mafia non sia uno dei problemi più grossi, insomma, credo che tutto sommato non è certamente sotto controllo, ma non è questo fenomeno allarmistico che c'era fino alla metà degli anni 90. Per carità, esiste, ma il fenomeno criminale, adesso ditemi dove non esiste un fenomeno criminale.